di Onda Libera, siamo a Fano, nei locali della libreria Mondadori, per la presentazione di un libro di una giovane scrittrice urbinata, sì. Andrea Cangiotti. Allora, Andrea Cangiotti ha scritto due libri, uno di poesie e un recente romanzo che si intitola Un fiore nasce ovunque. Allora Andrea, intanto dici come nasce questa tua passione per la scrittura e poi se ci illustri un pochettino il libro e soprattutto da cosa ti sei ispirata per scrivere sì. questo romanzo. Allora, in realtà scrivo poesie da sempre, da quando sono bambina. Ho iniziato con questa forma di scrittura che è diversa dalla narrativa. E perché non mi sono mai voluta, non so per quale motivo, non mi sono mai voluta rischiare troppo con la narrativa. Mi sembrava quasi una cosa che non fosse alla mia portata, scrivere narrativa. Quindi mi sono sempre limitata a scrivere libri di poesia. Poi dopo, una volta che mi sono laureata in giurisprudenza, mi sono venute in mente delle idee come se le avessi tenute ferme fino a quel momento e le ho volute tirare fuori attraverso la scrittura di questi libri. Quindi diciamo una cosa più impegnativa rispetto a che fare poesia, perché la poesia nasce più un'ispirazione più del momento, la narrativa ci vuole anche dietro uno studio, sì, bisogna anche strutturare il racconto, almeno io faccio così, prima di scrivere un libro preparo sempre uno schema, uno scheletro del racconto e poi lo inizio a scrivere, poi bisogna anche pensare a come creare i personaggi, tipo il genere che vuoi scrivere, lo stile, quindi era una cosa più complicata. Quindi il diritto come musa ispiratrice? Alla fine sì, non sono laureata in lettere, sono laureata in giurisprudenza, però sì, sono gli studi che mi hanno portato a qualche molla particolare, sì, cioè. A scrivere, sì. E in questo romanzo, Un fiore nasce ovunque, allora senza ovviamente sì. svelare l'intera storia, però ci puoi raccontare? Allora, in realtà questo libro, questa è la versione definitiva, ce n'era una versione iniziale che devo indirizzare ad una fascia di età per bambini, quindi una fascia di età okay. giovanile, okay. quindi era nata più come una favola per ragazzi. E successivamente l'avevo mandato alla Mondadori, perché la Mondadori come casa editrice ha il filone che pubblica la narrativa per adulti e quella per ragazzi. E la Mondadori poi alla fine mi aveva anche risposto dicendomi ovviamente che non l'avrebbe pubblicato, però mi aveva comunque fatto i complimenti dicendogli che l'avevano letto e l'avevano anche trovato interessante. Ed era un peccato secondo loro lasciarlo andare e non portarlo, diciamo, e non crearci un libro. Quindi ho voluto mantenere la parte originale e ci ho creato attorno un contesto, che è un contesto di... molto attuale. Sì, attuale, un contesto di migrazione, di guerra. E il filo conduttore di questo libro è una ragazzina che vive la guerra. Quindi mi sono dovuta immedesimare anche in quello che un bambino prova nel vedere le conseguenze della guerra, dei conflitti. Stiamo parlando di una guerra attuale, non sì, una guerra le guerre, no, sì, diciamo, sì, ecco. sì, no, le guerre che ci sono adesso, esatto. che sentiamo anche nei telegiornali, sì. Questo tema qui. E quindi ho creato questo contesto e ho deciso di creare, di non appesantire troppo, già il tema di per sé è pesante, com'è la guerra. Ma di ammorbidirlo, quindi ho creato una storia che vede protagonista una bambina che vive la guerra, però la vive a suo modo, un po' come la vivono i bambini. Certo. Quindi vede le cose, ma le immagina a suo modo, le reinterpreta, capisce o non capisce quello che veramente le succede attorno. Poi il fratello, che presumo la grafica è fatta apposta, che è quello che si può riportare in copertina, il fratello inizia ad avere un vizio particolare, come di solito hanno anche un po' i bambini che tendono a mettere tutto in bocca quando sono piccoli, sì. e quindi inizia a mangiare fiori, piante, no? Allora la madre è anche preoccupata perché dice benvenuti, miei amici, grazie. E inizia ad avere questo vizio e quindi la madre è preoccupata e la sorella si accorge che raccontando favole a suo fratello riesce a distrarlo un po' da questa abitudine e quindi decide di partire, di andare via di casa e dice io devo trovare ispirazione perché dietro il racconto ci sono anche le cose intorno che ti ispirano.
non svegliamo tutto, no, ma lasciamo no, un po' mi fermavo qua, perché che... questo è il contesto, poi esatto. Però c'è la storia dentro che in realtà è una favola... Che vale la pena leggere, insomma. Sì. Okay. Parliamo un po' delle tue poesie. Allora, hai sempre scritto poesie, dicevi, sì. E hai pubblicato La poesia del viaggio. Sì, è una raccolta di poesie, sono 100 componimenti. Cosa ci puoi dire di questo libro? Questo libro sono poesie che io in realtà scrivo poesie da quando sono una bambina, da 6-7 anni, cioè io ho imparato ieri, prima, sì, scrivo poesie prima di imparare a scrivere, già scrivo poesie per dire, e sono poesie che ho scritto dagli 8 anni fino ai 18 anni, mi ricordo soprattutto questa fascia d'età. E queste sono le 100 che ho selezionato da tutte quelle che avevo scritto, okay. Quindi per me sono quelle migliori è un termine. Beh, quelle che per te hanno, sì, quelle che segno mi hanno anche consigliato, quali sì, quali no. Okay. Professori anche di lettere mi hanno detto, diciamo che contengono più dei messaggi più universali, meno intimisti. Perché okay. Secondo me la poesia è bella quando ognuno di noi ci si ritrova dentro, non è una cosa tua intima che piace a te perché la vivi te, la capisci solo te. Una certo. Poesia è bella quando arriva a tutti il messaggio che ci certo, dice, certo, se no certo, l'infinito certo. Di Leopardi arriva a tutti l'infinito, esatto. Non è che arriva solo a lui. Quindi ho cercato perfetto. Di... e parlo di tutto, i temi sono vari, e sono poesie dove gioco molto anche col linguaggio. E invento anche dei termini, però mi hanno detto che comunque, pur essendo inventati, riescono a far capire quello che in realtà voglio dire all'interno di quel contesto. E ti sei rivolta a una particolare fascia di no, io lettori, quando scrivo, o... scrivo. Perfetto. Cioè non ho mai, non la vivo in maniera, diciamo, più commerciale. Adesso faccio questo genere perché sì. Vende di più, allora voglio arrivare a loro. No, io scrivo perché in quel momento voglio dire quella cosa e la scrivo. È una cosa dentro che è più forte di me, non lo so. Allora, Andrea Cangiotti, Un fiore nasce ovunque, La poesia del viaggio. Due libri da leggere. Grazie. Grazie Andrea, saluto i presenti e amici di Onda Libera, un saluto.